amo molto e prego che aiuti mamma e me. Pregandoti che sento avvicinarti accanto a me. Ti chiedo abbraccio a tutti e salvali su nel cielo. Ecco il cuore di Gesù che mostra quanto vive in te. Chi lo sa ascoltare poi vuol parlare con te. Ti dice che se soffri una ragione certa c'è, che dà un senso alla tua vita e preghi per chi non lo sa. Confermare quanto disse poc'anzi Don Pietro Cutuli, e cioè che mentre si veniva qui in località Salvatore, in marcia della pace, io all'atto di chiudere la finestra della mia stanza per potermi unire al corteo della marcia della pace, ho avuto appunto la visione di cui Don Pietro ebbe a dire, no? Cioè il corteo era già passato da un 5-10 minuti da casa mia, e poi voglio dire ho visto, diciamo così, l'immagine del Sacro Cuore di Gesù che si può dire che seguiva il corteo mentre si veniva qui. Questo luogo è il luogo del Santo Salvatore, vicino al comune di Dasà, provincia di Vibo Valentia. Perché di questa visione, no? Perché non penso che meritassi, diciamo così, questa grazia. Però dalla visione, quando sono passati 2 anni e mezzo, ho scoperto di essere ammalato di tumore. Di tumori all'intestino, ho avuto 2 tumori, 2 carcinomi maligni, i più terribili che ci siano, a parti contrapposte. Mi sono fatto operare, ho fatto chemioterapia, ma come se non fossi mai stato malato. Il medico mi disse da quanto tempo io avessi quei problemi, e io pensando di averli da qualche mese, lui mi confermò che quei problemi io ce li avevo da anni. Ecco l'amore. E allora mi sono dato la risposta che aspettavo, cioè la visione che ebbi 2 anni e mezzo. Sì, è un amore che io amo, no? L'amore deve essere amato, l'amore per me è Gesù Cristo, e Gesù Cristo va amato. E onestamente vorrei che l'amore, cioè Gesù Cristo, fosse amato da tutti. Mi rendo conto che l'amore non è amato. Speriamo di migliorare nel campo della fede. Ecco, la preghiera che lei quotidianamente rivolge al Signore, qual è? Dico, Signore, se tu vuoi puoi salvarmi. E questo è. Ma io sono fiducioso e ho sempre avuto fiducia che il Signore mi vuole bene. Bene, io penso che lei sia anche una persona molto generosa riguardo la sua preghiera, che è rivolta pure alla sofferenza altrui, e quindi è una preghiera che lei direttamente rivolge al Signore per la guarigione di altre persone che attualmente stanno soffrendo, insomma, no? Certo, perché ci immedesimiamo nella sofferenza delle persone. È giusto immedesimarci e agire di conseguenza,
no? Praticamente aiutare la gente, perché come si dice c'è più gioia nel dare che nell'avere. È bene aiutare la gente. Sì. Questo luogo nasce per dare aiuto a tanta gente che ha bisogno di assistenza. Lei, quale volontario che da anni sta svolgendo, attualmente che compito c'ha in questa comunità? Niente, il compito che abbiamo tutti, siamo tutti diciamo così, affratellati l'uno con l'altro, no? Un unico cuore. Aiutiamo i volontari, voglio dire, aiutiamo i disabili che hanno bisogno più che altro di un sostegno morale. Diciamo che la cosa è stata acclarata dal medico, dal primario che mi ha operato, il quale pensava che io avessi poco tempo di vita, invece sono passati oltre 10 anni dall'operazione e 12 anni e mezzo dalla visione. Bene, oltre questa sua esperienza diretta, altre persone sono state miracolate. Cutuli, il parroco di questa zona, vorrebbe portarla qui affinché la dottoressa Gloria Polo desse la sua testimonianza. La dottoressa Gloria Polo è stata alle porte del cielo e dell'inferno, perché è stata folgorata da un fulmine e l'anima poi è andata a finire nell'aldilà, no? Nell'aldilà. E il Signore poi le ha concesso la grazia di ritornare nel corpo e al fine di raccontare la sua testimonianza a tutto il mondo, no? È una grossa, una grande, una grandissima testimonianza. E Don Pietro vorrebbe che Gloria Polo venisse a dare la sua testimonianza anche qua, no? Però quando la cosa sarà ingrandita, no? Perché ancora diciamo. Era idonea per ospitare tanta gente. Sicuro, sì. Chiardute, diciamo che ha avuto una vocazione adulta. Prima che lui diventasse sacerdote era un musicista, no? Ha suonato a Vienna, ha fatto diversi concerti e poi, voglio dire, ha avuto la vocazione, è diventato sacerdote. Ha avuto un salto di qualità, perché per me essere chiamato a fare il sacerdote è il passo più alto che si possa fare, voglio dire, no? Ed è intanto una brava persona, è sensibile ai problemi della gente. Io, almeno per come lo conosco, ha proprio la vocazione, la santa vocazione per fare il sacerdote. Ecco, questo posto ha pure come persona padre Elia Catellani, definito padre della divina grazia, cioè una persona santificante. E oggi questo monaco è qui presso questa comunità quale confessore delle genti. Sì. Lei ha conosciuto e conosce bene padre Elia Catellani, un suo pensiero su questo monaco certosino? Sì, è un monaco certosino che si è distaccato dalla Certosa per un periodo, diciamo, di riflessione e ora vive in località Soreto, a 5-6 km da qua, vive solo, dice la messa ed è a disposizione dei fedeli di tutta la zona. Lei come persona, come può definire questo uomo? Diciamo che è un sacerdote molto amato da tutti, no? Tant'è vero che ogni volta che qua ci sia qualche manifestazione andiamo a prelevarlo per le confessioni, no? Effettivamente è sempre presente qui. Ascoltando la tua tenerezza che ti abbraccerò.